Bella ragazzi, buongiorno a tutti e bentrovati, come la va? Spero bene per tutti, dai che ci siamo ragazzi, perché manca veramente poco, mancano 60 persone al famoso obiettivo 12K, lo famoso obiettivo 12K che mi sono preposto di raggiungere entro fine luglio. Mancano 5-6 giorni? Ce la facciamo ragazzi. Oggi parliamo di Milano, una domenica un pochino più riflessiva, anche leggendo i vostri commenti. Comunque la maggior parte di voi sono contenti e bisogna dirlo, il Milan sta facendo veramente un signor mercato, e questo è fuori da ogni dubbio. Il mercato del Milan è un mercato importante, il mercato è fatto di intelligenza, un mercato fatto di tattica, di tecnica, insomma, tanta roba, ragazzi, e un mercato soprattutto fatto anche di soldi spesi, perché il Milan in questa sessione di mercato ha speso, compresi bonus, circa 106 milioni di euro. Quindi, al di là dei soldi di Tonali, al di là di come tanti sostengono, senza fare polemiche, semplicemente dicendo quello che sostengono, che il Milan ha speso i soldi di Tonali per far mercato, no, il Milan ha speso di più e spenderà di più, perché devono arrivare ancora Chukwueze, che sono altri 20-25 milioni, quindi arriveremo più o meno a 130 milioni con Chukwueze. Non si ferma lì, perché poi eventualmente c'è Calafiori anche da inserire in questo contesto, che sono 2-3 milioni. Insomma, un mercato in cui il Milan ha incassato soldi, ma detto sinceramente fra noi, ne ha anche spesi tanti. E questo è un dato importante, è un dato che rappresenta il fatto che stanno investendo. Poi, al di là di quello che succederà, anche ieri parlavo con qualcuno di voi, perché io poi prendo spunto dai vostri messaggi e vi rispondo anche, diversamente da tanti altri magari che non lo fanno. A me piace rispondervi perché è l'unico modo che ho parlare con voi. E a proposito, oggi giuro che ci riusciamo, oggi facciamo una bella live di calciomercato, così ci confrontiamo direttamente. La mia idea è di mettere anche a disposizione un numero di telefono dove potete mandare anche dei messaggini, e così posso leggerli anche in diretta. È una cosa che mi sta balenando, ci sto lavorando. Qualcuno di voi, e comunque tanti di voi, sono legati alle vecchie tradizioni, tanti di voi sono giustamente legati alle bandiere, no? Le famose bandiere che purtroppo non esistono più, ma purtroppo il cambiamento che sta avvenendo è ineluttabile. Il cambiamento è veramente ormai non si può fare dietro front, ragazzi. È un cambiamento epocale quello del calcio, un calcio non più d'amore e di passione, lo so, fa male, brucia, ok? Ma per chi comanda è un calcio business. Per noi ci sarà sempre solo la passione, ma questo è ovvio, per noi sarà solo e sempre passione, avremo, come dico io, gli occhi a cuoricini per i calciatori, e sarà sempre, sempre solo amore. Per loro è un calcio business, però ovviamente incide sul nostro amore. Perché? Perché ci sarà un via vai costante, il famoso turnover che succede nelle aziende sarà anche molto più spesso nel calcio, soprattutto con l'avvento di questi arabi che hanno deciso in maniera molto intelligente di non venire più ad acquistare squadre, ma di modificare le loro squadre e far arrivare i calciatori in casa loro. Questa, attenzione, è una mossa strategica importantissima, perché denota un cambiamento epocale che inciderà ancora di più, amici miei, sul turnover. Inciderà maggiormente sul turnover, perché basterà veramente essere un buon giocatore per attirare, adesso mi fermo, scusatemi, per attirare l'attenzione dei club arabi, che in un attimo offrono 50 milioni di euro l'anno. Io sostengo tuttora che ci vuole della regolamentazione per il calcio, però non lo so, sono troppi soldi che girano e la regolamentazione economica, secondo me, cercate di capirmi, non farebbe davvero comodo a nessuno. Che dire di questo mercato? Poi parliamo anche della novità molto importante. Questo mercato è un mercato
importante, un mercato frizzante, un mercato che non è ancora finito, perché Okafor forse è stato quello, la mossa più bella, è quella che, detto fra noi, mi ha emozionato di più, no? Perché è stato veramente una cosa lampo. Questo a farvi capire, a farci capire, non a farvi, a farci capire quanto lavorano sotto traccia quando non vogliono far sapere i fatti loro. Sono incredibili. Okafor l'hanno dichiarato in pochi giorni, in poche ore. Ci è stato comunicato l'arrivo di questo giocatore veramente come un fulmine a ciel sereno. Okafor è arrivato, no? Ed è stato forse una delle operazioni più belle, anche perché è una delle più rapide, è assolutamente una più rapida. Chi lamentava anche la lentezza del Milan nel fare le acquisizioni, che tuttora comunque c'è in alcuni casi, però Okafor ha bruciato, è stato a bruciapelo, veramente allucinante. Chiaro che non è stato a bruciapelo, perché ci hanno lavorato sotto traccia per diverso tempo. Però fino ad ora gli obiettivi che sono prefissati, ragazzi, li hanno presi praticamente quasi tutti. E le lungaggini dei tempi sono dovute sicuramente ai tempi tecnici e alle trattative per arrivare a prendere questi giocatori. Però posso dire che sono orgoglioso di questo Milan. E ripeterò all'infinito che sono orgoglioso dei miei ragazzi, sono orgoglioso di quelli che giocano in campo. Non sono molto orgoglioso di avere un proprietario speculatore, ripeto, all'infinito vorrei un proprietario che ragioni col cuore, ma devo mettere da parte quest'idea, e dobbiamo mettere da parte quest'idea, perché ripeto, il calcio si evolve, il calcio si sta trasformando e sta diventando sempre di più il simbolo del dollaro, sta diventando sempre di più un business che, se non, ripeto, il mio concetto, la mia idea, se non verrà regolamentizzato, rischierà di diventare veramente una cosa brutta, secondo me, veramente, veramente terribile. Vedremo giocatori stare 6 mesi, 1 anno e poi partire per un'altra squadra. Però non lo so, eventualmente cambieremo sport. No, non è vero, non ci credo. Comunque rimarrà sempre l'amore, il Milan è l'amore della vita. Tutte le altre cose passano, ma il Milan rimarrà sempre comunque il nostro sentimento principale. Insomma, sul lato mercato, attenzione che forse Musa si sta muovendo qualcosa, si riuscirà a muoversi qualcosa, perché il Milan ha rilanciato di nuovo un'offerta, questo mi è dato sapere, ci sta riprovando perché vuole portarlo, crede in Musa, vuole insistere nonostante abbia alzato il muro dall'altra parte con una richiesta esorbitante di 25 milioni, e ve lo dico sinceramente, secondo me Musa 25 milioni non ce li vale, ve lo dico tutta la vita, infatti per quello il Milan non ne vuole offrire 25, però piano piano stanno grattando, come hanno fatto con Ciucuezza, e piano piano grattano e forse davvero ci potrebbero arrivare, forse davvero ci potrebbero arrivare. Lì a sinistra si sta lottando per portare un terzino, comunque l'ultimo nome forse viene dalla Spagna, è quello di un certo Almada, un terzino sinistro di 23 anni, però l'idea principale è sempre Calafiori, è sempre comunque Calafiori. Non tramonta l'idea Singo a destra, perché sappiamo benissimo, e qua apro una ferita brutta da dire, ragazzi, però Calabria è un buon difensore, ma un buon terzino, ma in fase difensiva Dio ce ne scampi. La maggior parte dei gol l'anno scorso l'abbiamo presi sempre dalla sua parte. Calabria, tutto rispetto e l'amore per essere comunque un calciatore del Milan, però comunque in fase difensiva ci vuole qualcosa di più che Calabria non ha. Calabria non è. E in questo Singo forse è un pochino più capace a fare quella fase difensiva, quindi Singo non è un discorso chiuso, quindi non è chiuso né il terzino sinistro né il terzino destro. Ma io penso, veramente impazzisco quando ci penso, al Leao, Giroud, Pulisic, Chukwueze. Mamma ragazzi, che squadra! Se funziona bene, se rodano bene, se girano bene insieme, se si capiscono. Non dico che non ce n'è per nessuno, per carità, almeno nel contesto italiano, però è tanta roba. Qualcuno, ho sentito forse, che mi hanno riferito con un youtuber interista di cui non so il nome, ha detto che il Milan, c'è poco da saltarsi con questi acquisti perché sono tutte riserve. Non è vero, sostanzialmente non è vero. Chukwueze non è a riserva, Pulisic ha avuto tanti problemi fisici, però si stanno un po' cagando, secondo me si cominciano un po' tutti a capire, però molti altri sportivamente riconoscono che il mercato del Milan è un gran bel mercato,
dico anche di altre squadre, di altre fazioni, quindi riconoscono che il Milan comunque sta facendo un buon mercato. In realtà il Milan sta facendo il mercato in Italia, perché non credo che ci sia qualcuno in Italia che ad oggi abbia speso 106 milioni di euro compresi di bonus, eh. Non credo che esista. Chiaro che poi spendere tanto non vuol dire vincere, e su questo penso che voi e io siamo d'accordo. Spendere tanto non necessariamente, perché poi tanto, 20 milioni più o meno a giocatore per 5-6 giocatori non è praticamente nulla. Però 106 milioni, aver investito 106 milioni non vuol dire matematicamente poter vincere qualcosa. Vuol dire che il Milan si è mosso bene, uno a livello tattico, e due si è mosso molto bene a livello di qualità, secondo me, dei giocatori in rapporto qualità-prezzo. Insomma, questo trittico nuovo di Moncada, Furlani ed Ottavio, secondo me, stanno facendo un gran bel lavoro, e di questo bisogna rendergliene atto, non si può dire nulla. Io sapevo che di Moncadino potevo fidarmi. Qualche settimana fa, ve lo ricordate, avevo fatto un video in cui dicevo: io di Moncada mi fido assolutamente. E qualcuno mi ha detto: dopo che hai scritto Moncada ti fidi, io basta, chiudo il video qua. E chiudilo il video. Però io l'ho detto, ed è stato vera la cosa. Come fai a non fidarti di Moncada? Come fai a non fidarti di uno che ti porta determinati elementi? Cioè, di uno che ha scoperto tanti giocatori. Quando Moncada va e dice: questo è buono, io mi fido sinceramente. Perché fino ad ora non mi sembra non abbia sbagliato qualcosa. Qualcosa forse, ma fino ad ora non ha sbagliato. E a proposito di sbagli, mi stavo dimenticando. Ballo Touré, siamo lì, ancora qualche giorno e tela, esattamente come Rebic. Origi invece è più un osso duro, attenzione. Ma la novità del giorno, quello che vi volevo dire, è proprio di Gabbia, è ufficiale. Gabbia va via, va al Villarreal con la formula del prestito. E l'operazione è assolutamente slegata alla Chukwueze. Secondo me non lo è, comunque, anche se non è dentro il pacchetto Chukwu, però dicono che è slegata, ma secondo me c'è un accordo di massima. Andrà lì in prestito, non si sa se con diritto o meno. Per adesso si parla di prestito, però intanto Gabbia lascerà il Milan. Qualcuno di voi è dispiaciuto? Io ve lo dico sinceramente, non lo sono. Con tutto rispetto per il ragazzo e il giocatore, per il semplice fatto che secondo me il Milan non ha mai fatto il salto, non ha avuto tantissime possibilità, questo è vero, però quel poco che ha giocato non gli ho mai visto fare quel qualcosa di diverso che invece ho visto fare a Malik Ciao, che era la prima volta anche che giocava tra l'altro in Italia. Le vedete le differenze, ragazzi, si vedono fra chi ne ha e chi non ne ha. Detto ciò, vi auguro buona giornata, noi ci sentiamo più tardi, molto presumibilmente con la live, sempre comunque Forza Milan e addio.